Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Agitazione dei 5 Stelle a Montecitorio, omicidio Metz, oggi la sentenza Raffaele in aula a Casa Morò, l'udienza di trasferimento del caso rinviata. Prosegue l'agitazione dei 5 Stelle a Montecitorio dopo i tafferugli di ieri alla Camera sul provvedimento IMU Banca Italia per la ghigliottina all'esame messa dal Presidente della Camera. I deputati grillini hanno occupato le aule della Commissione Giustizia Affari Istituzionali. Il movimento ha inoltre presentato una procedura di impeachment per Giorgio Napolitano. Verdetto bis atteso oggi davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze per Amanda Knox e Raffaele Sollecito, primi condannati e poi assolti per l'omicidio di Meredith Kercher. La studentessa americana aspetterà nella casa della madre la lettura della sentenza. Sollecito in aula potrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee prima che i giudici si ritirino. Rinviata al 25 febbraio l'udienza per la richiesta della polizia indiana di trasferire il caso dei due Marò, Girone e La Torre, sotto la tutela del Tribunale Speciale di Nuova Delhi. L'esecutivo indiano intanto ha chiesto al Ministero della Giustizia di rivedere il suo parere sull'applicazione della norma che prevede la pena di morte per i due Marò italiani. Il Parlamento ucraino ha approvato con l'astensione delle forze d'opposizione un'amnistia che permetterà il rilascio dei manifestanti antigovernativi. Il sì, giunto dopo un laborioso negoziato, dovrebbe consentire un alleggerimento delle tensioni che stanno infiammando tutto il paese. Migliaia di manifestanti antigovernativi in marcia a Bangkok per chiedere nuovamente le dimissioni del primo ministro ad interim Shinawatra. Lo scopo è quello di boicottare le elezioni generali di domenica. Nelle proteste di massa contro il governo negli ultimi 3 mesi hanno perso la vita 10 persone, 570 i feriti. Ancora guai giudiziari per Justin Bieber, accusato di aver picchiato a Toronto l'autista di una limousine, dovrà comparire in tribunale il 10 marzo prossimo. Secondo la ricostruzione della polizia, il 29 dicembre Bieber e 5 suoi accompagnatori prelevati da una limousine da una discoteca a Toronto avrebbero aggredito il conducente dopo una lite. Il nuovo presidente del Barcellona, chiuso almeno per il momento il capitolo Neymar, si concentra sul rinnovo del contratto di Lionel Messi. Aspetta una proposta, dice, ricordando che Messi è il giocatore più forte del mondo ed è giusto che sia anche quello che guadagna di più.